ci vuoi dentro, io faccio la frittata. Frittata di Pasqua. È inquietante. È Sei veramente abbastanza, sì. alto. Sei pronto? No. Buongiorno a tutti! Ciao! Hola! Lui chi è? Chi sei? Francesco. Oh, Francesco. E nonostante sembri molto più grande di me, oltre che in altezza, ormai anche in faccia, in realtà è il piccolo di casa. Anzi, un metro Diciamo, diciamo di sì, dai. ottanta, però è piccolo di casa. Allora, lui è il figlio di mio marito, di cui vi parlo in realtà spesso, per cui lo conoscete per sentito dire e adesso lo vedete anche. E perché siamo qua insieme oggi? Perché dobbiamo fare un'intervista. Oh, allora, facciamo un minimo di pre. Questa cosa è sarà da 2 anni che ne parliamo di farla, Sì. più o meno, ok. Da quando io ho letto il libro di Wonder e lui ha visto il film. Per cui con questo, diciamo, pretesto ci era venuto in mente che potevamo fare una collaborazione sul mio blog, perché 2 anni fa avevo soltanto il blog, non avevo il canale. E quindi abbiamo detto, ah, facciamo un'intervista, parliamo di Wonder e da lì anche di tutta una serie di argomenti. E poi il tempo è passato e le cose succedono e la vita è complicata Già. e quindi finalmente ce l'abbiamo fatta. E allora, io ho preparato qualche domandina, partendo appunto da questo presupposto di Wonder e poi allargandoci sui vari argomenti collaterali. Ecco, parlo benissimo. Quest'ora sono completamente morta. Via, partiamo con la prima domanda che Certo. io poco elegantemente leggerò, ma non importa. Allora, come hai conosciuto la storia di Wonder? Allora, ho conosciuto la storia di Wonder attraverso mia madre soprattutto, parte le pubblicità in giro, ma quello lasciamo stare. Comunque, soprattutto attraverso mia madre perché diciamo che lei mi ha un po' spinto a vedere questo film perché diciamo che l'ha colpita tanto e volevo vederlo anch'io, cioè gliel'ho detto anch'io di vederlo e quindi niente, eravamo tutti e due d'accordo e abbiamo visto il film. Ok, per cui ci hai detto anche già come hai deciso di andare a vederlo Sì. e il caso voleva che, insomma, con l'occasione dell'uscita del film io stessi leggendo il libro, quindi quando lui mi ha detto che andava a vedere il film, io sono impazzita, che bello, che bello. Anche per questo l'ho visto il film. E quindi niente, lui è andato con la sua mamma, tu sei andato con la mamma, però. Sì. Lui è andato con la sua mamma, io sono andata con la mia amica e poi ci siamo confrontati, così abbiamo comprato anche gli altri libri, ti ricordi? Ce li abbiamo Sì. ancora lì, prima o poi li leggeremo. E quindi questo. Qual è, diciamo, la cosa che colpisce di più nella storia di Wonder, che faccio un piccolo cappello introduttivo. Per chi non lo sapesse, anche se non so se esista qualcuno che non lo sa, la storia di Wonder è quella di un ragazzino che è nato con una malformazione fisica e soprattutto in faccia, per cui è una cosa molto evidente. È una storia vera da cui è stato liberamente ispirato un libro e successivamente un film con Julia Roberts, un sacco di attori super bravi. Lui si chiama Owen Wilson, mi pare, il papà, Sì. e il bambino non me lo ricordo, ma ve lo scrivo qua. Qual è quindi la cosa che colpisce di più della storia di Wonder? Allora, diciamo che vedere questo bambino che ha questo problema, che alla fine non è un problema perché è una cosa che lo caratterizza, cioè come io con i brufoli, ecco, cioè. Io sono io perché c'ho i brufoli, capito? E lui è lui perché c'ha la malformazione e quindi è una cosa che lo caratterizza. E quindi attraversare questo problema già da bambino comunque è una cosa strana. È una cosa strana perché ci sono adulti che questa cosa non la fanno, pur essendo adulti. E quindi è per questo che mi ha colpito. Questo è molto vero, perché è particolarmente difficile quando si è così piccoli trovare il coraggio, no? Di affrontare determinate cose che, come ha detto lui, tante volte non affronti neanche da grande. E alla fine quella di Wonder è un po' una storia metafora, no? Nel senso che come quello è successo a lui, per quanto sia una cosa rara, che per carità di cielo non è che vedi in giro tutti i giorni, ognuno di noi alla fine ha le sue cose brutte da affrontare, no? E soprattutto da mettere in piazza, perché il problema di Wonder, che poi si chiama August, lui, Sì. bambino,
è che deve andare a scuola con quella faccia, no? E lui dice, io devo andare a scuola con questa faccia. E dice, caspita, come faccio? E da lì, quello poi è il trampolino di lancio, insomma, per l'affermazione della sua persona. Se il mondo di Wonder è comunque ispirato a una storia vera e quindi ha tutto il contorno di fantasia, voglio dirti, cioè un film, no? Quindi famiglia perfetta, tutti perfetti, no? In questo mondo qua, nel nostro, nel tuo, nello specifico, come viene affrontata la diversità? Cioè, è tutto così un po', passami il termine, rose e fiori, o è un po' più complicato in realtà nella vita reale? Beh, rose e fiori non è niente, rose e fiori, purtroppo. Allora, diciamo che nella mia età si tende a catalogare le persone in base soprattutto all'aspetto fisico. E questa cosa, diciamo che per le persone un po' più bruttine, diciamo così, non è molto bello. E quindi devono affrontare questa cosa. Ti è capitato quindi di vedere delle persone additate o giudicate per cose di questo genere? Sì, purtroppo sì. Anche a scuola, per esempio alle elementari, c'era un mio compagno di colore che veniva preso in giro da un altro mio compagno. E questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso, senza cioè, parole. Gli diceva qualcosa perché era nero? Sì. Cioè, anche lì, voglio dire, se noi adulti per primi, no? Non facciamo trasparire che tutto quello che può sembrare diverso in realtà è normale, continueremo a crescere delle generazioni di bambini che imparano che invece non è normale, e quindi credo che la diversità esista per questo, no? Sì. Quello su cui ci stavamo interrogando io e lui è un messaggio un pochino generico, generale, ovvero siamo proprio sicuri appunto che la disabilità sia la diversità e che la diversità non esista, diciamo, a sé stante, cioè è sempre molto facile trovare dei pretesti, no? Il tuo compagno di colore piuttosto che tu hai un compagno di classe cieco, vero? Sì. Come va con lui? Lo prendono in giro? No, per adesso no. Okay. Non è sembrato. Per fortuna, ma credo che stia potendo... Sì. Ok. Per fortuna, perché siete anche un pochino più grandi, per cui si spera, ecco, si ragiona un po' di ecco più, che si smetta di fare questa cosa. Però alla fine sono tutti pretesti, stavo dicendo. Uno perché è nero, uno perché è cieco, uno perché è brufoli, uno perché è basso, uno perché è... C'è sempre qualche cosa da dire, no? E siccome i pretesti sono così tanti, forse ci sarebbe da interrogarsi sul fatto che ognuno di noi ha qualcosa di diverso dall'altro. Esatto, ed è anche giusto così. E quindi... c'è proprio un problema di base, no? Chissà quante, almeno una volta nella vita tutti noi ci siamo sentiti diversi per qualche cosa, cioè è garantito, no? Più grande, più piccola, più grave, meno grave. Per cui forse sarebbe bello cominciare a imparare a guardare l'altro e prima che giudicarlo diverso, dirsi, caspita, probabilmente lui si sente come mi sentivo io quella volta famosa in cui, puntini puntini, no? Mi sono sentito così per questo motivo. Quindi mi viene da chiederti, in questa meravigliosa era digitale di cui tanto tutti parlano, ci abbiamo sempre sulla bocca e quant'altro, credi che la diffusione via web di questi messaggi, sai quanti video si vedono strappalacrime, no? Di bambini magari sì, con delle menomazioni, eccetera. Si tende sempre a dire, ah, meno male che ci sono i social, che queste cose adesso si conoscono, prima non si conoscevano, si sensibilizzano le persone. Tu credi che i social siano solo... buoni, tra virgolette, quindi un mezzo per sensibilizzare le persone, o pensi che giochino un po' anche contro a questa cosa? Cioè, magari più si vedono, più i ragazzini si filmano mentre picchiano il malcapitato di turno, più si sentono fighi, no? Per fare un esempio palese di quello che è successo qualche anno fa. Cosa dici? Allora, i social sono veramente una risorsa importante. Dipende da come si usano. Perché se li usi per prendere in giro le persone, per alzare il tuo ego, che non è mai la cosa giusta, ovviamente diciamo che non è quello lo scopo. Questo vale anche per i grandi, piccola parentesi, però fa niente.
Quindi pubblicare anche, non lo so, una foto, diciamo, abbastanza provocante, magari per qualcuno potrebbe piacere, ma per altri potrebbe dar fastidio. Quindi niente, solo per quello. Quindi bisogna stare un po' attenti a quello che si condivide, perché magari uno Sì, ha un sì, intento sì. E positivo e invece invece viene fa l'esatto girato, contrario. Quindi insomma, ecco, questo nostro video non è che abbia la pretesa di, com'è che si dice, di modificare il mondo o comunque di No, riportare assolutamente. sulla retta via le persone che sbagliano. L'unica cosa che ci piaceva, insomma, condividere e il messaggio che ci piaceva far passare è un po' quello di pensare sempre prima di parlare. E anche se è una cosa strana detta in italiano, pensare prima di pensare, cioè magari cerchiamo tutti di Pensare sentirci, due volte. ecco, un attimino di più. E anche di, se non di empatizzare, perché chissà quale parola strana è, almeno di provare a mettersi nei panni dell'altro. La nostra piccola esperienza che abbiamo voluto portare qui oggi è comunque un'esperienza di diversità, perché alla fine la nostra famiglia allargata, perché questo è fatta di tante persone più del solito, ecco, più di tre o quattro normalmente, di tante età diverse, per cui noi cerchiamo il più possibile di metterci nei panni dell'altro, sia lui che comunque è più giovane, io sono in mezzo, il suo papà, la sua mamma, insomma, abbiamo tutti i nostri problemi, le nostre peculiarità, le nostre cose positive, le nostre cose negative. Ma cerchiamo sempre di metterci nei panni degli altri e il fatto che tutti siamo stati molto coinvolti dalla storia di Wonder ci ha fatto tanto riflettere, Sì. no? Ognuno a modo suo, ognuno nella sua sfera, della sua età e della sua vita, no? Quindi, noi speriamo, non essere triste, sei No, triste, no, non c'è sono musica triste. triste. No, 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 va assolutamente. bene. Facciamo così, diamo, prima di lasciarci, un consiglio a tutti quelli che spesso e volentieri si sentono diversi oppure spesso e volentieri fanno sentire diversi gli altri. Quindi universalmente il consiglio può essere quello di, Pregarsene. nel caso di chi si sente diverso e nel Esatto. caso invece di chi fa sentire diversi gli altri, il consiglio è proprio quello di empatizzare un pochino di più, a prescindere dall'età, non importa, si può essere grandi e non essere per niente capaci di empatizzare, come si può essere piccoli e non essere ancora capaci. Quindi l'esercizio è la cosa fondamentale perché tutto quello che succede, secondo me, a partire da quando si nasce, poi un pochino ci resta attaccato addosso e quindi contribuisce a formare le persone. E credo che abbiamo molto bisogno di persone carine in questo preciso momento storico. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordissimo. Bene, allora noi vi ringraziamo, vi salutiamo. Lanciamo un concorso, chi indovina quanti centimetri più di me è alto Francesco vince una bambolina. E niente, ecco, grazie. La prossima volta mi procuro un gradino, così ecco, siamo alla stessa altezza. E niente, vi ringraziamo, l'abbiamo già detto, sì. Ti sei, come ti sei trovato da queste parti? No. Bene, Poteva abbastanza. andare peggio, poteva piovere. Va bene, ciao, baci a tutti, grazie. Ciao!